Viaggiando conosci tantissime persone, tante culture, vedi posti diversi. Dopo un po' che viaggi ti viene proprio voglia di trovare una casa e fermarci lì. Questo rappresenta proprio un posto, un habitat per il nostro progetto. Sono molto attaccato al posto dove sono nato e dove sono cresciuto. Credo un po' come tutti i fiorentini. Bologna è definita da 4 aggettivi: la grassa, la rossa, la dotta e la turrita. Anch'io sono rossa, grassa. Dotta non lo so. Mi sento di avere delle radici forti con questa a Bologna. Qui dove, diciamo, secondo casa dei è iniziato. Questa è stata la prima ballera d'Italia. Da noi, da casa nostra, quando sentiamo le campane di Camogli sappiamo che è brutto tempo, che piove. La Dedi si commuove sempre perché legge questa frase: casa di riposo per la gente di mare. Poi guarda il mare e Virgi è là. Papà, che era uno scugnizzo, veniva qua, si faceva il bagno e facevamo la gara a chi faceva i tuffi dagli scogli che stavano più dietro. Queste sono quelle famose vele che tutti si premono per abbattere, per svuotarle, ma il problema non è quello. Gli è stata abbandonata, vedi, ma è quasi tutta vuota. Quelli che potevano scappare, scappavano. Qui praticamente abbiamo passato tutta la nostra vita, siamo cresciuti, gli amici del condominio. Certo, non sembra che stai ai Parioli, però. Però se sta bene. Hanno il suo perché, se sta bene. Queste lunghe passeggiate per Roma, che io adoro sempre, che a me piace sempre tanto, per me è sempre bella. Un quarto d'ora, mezz'ora e stai in mezzo alla storia. Io non riconosco più niente, tutte pizzerie, tutti i tavoli fuori. Una volta c'era qui uno stracciventolo. Io praticamente la mia adolescenza è stata qui. Siamo pochi e ci conosciamo tutti. Se succede qualcosa lo sa tutto il paese, però è come se fossimo una grande famiglia, ci vogliamo tutti bene. Questi fanno parte anche dei 4.000 abitanti di Calascibetta. Sono le mucche, i tori. Guarda che meraviglia. Questo è uno dei punti più belli qui del litorale di Bolsena. C'è un gioco di luci, un gioco di colori che apprezzare quello che ci circonda, che è una meraviglia.